Ok ragazzi, ho scaricato questa applicazione che si chiama X Recorder direttamente su tablet della mia auto, che è un Dasa Ita, perché voglio registrare lo schermo di questo autoradio e spiegare un attimo quali sono le funzioni per i miei amici che mi hanno chiesto come funziona questo Dasa Ita e se veramente vale la pena acquistarlo. Cioè, adesso siamo proprio in applicazione e mi fa vedere che posso registrare 16 ore, 31 minuti, 57 secondi perché ho un spazio libero di 42, 49,24 GB su un 52,93 GB. Se guardiamo sotto, stiamo già registrando perché c'è un contatore qua che fa vedere che siamo 1 minuto e 5 secondi. Andiamo sulla schermata home, vediamo come funziona. Ok, andiamo sulla schermata home. Praticamente la schermata, quando si invia questo tablet, quando le chiavi sono in contatto, c'è questo schermo che si fa vedere qua, c'è navigatore, questo navigation e radio sulla destra, queste due icone grandi. Andiamo un attimo su navigation, che è un navigatore, e Ego. Questo navigatore non è come Google, è un po' più, diciamo, un po' più dietro perché non fa vedere proprio come Google le strade. Adesso si invia. Questa è la vista su Google, ecco, su navigatore Ego, scusate. Dopodiché si può impostare un indirizzo e si invia, si va. Dopo magari facciamo un video con questo navigatore. Torniamo su home, dopo c'è radio. Su radio. Su radio già parte in automatico una stazione radio. Sono a volume 1, ma già si sente molto bene. E se andiamo su con volume, siamo a 10, però vi dico, il volume è molto alto. Questo è radio. Anche su autoradio sono vari canali, varie cose da vedere, da impostare, da memorizzare. Dopo magari facciamo un video con questo radio. Torniamo indietro. Se guardiamo lì in angolo a destra, c'è questa. Subito a destra in angolo, no prima, seconda, ci sono le applicazioni che sono aperte. In questo caso vediamo che abbiamo aperto Ego, che è praticamente navigatore e radio. Possiamo chiuderle con la X Recorder no, lo chiudiamo perché sta registrando. Torniamo in home e vediamo che sono varie pagine. Questa sarebbe prima pagina. La seconda, ci sono queste applicazioni. Prima è Bluetooth, Bluetooth per telefono, musica. Un'applicazione molto interessante che si chiama A2DP, che ti permette di ascoltare messaggi vocali che hai da telefono. Praticamente è una doppia via Bluetooth tra telefono e autoradio. Dopo ci sono video. Se non si preme niente, vieni fuori questo orologio. Torniamo indietro. C'è calendario. Dopo c'è di nuovo radio e impostazioni, no? Adesso andiamo sulla terza pagina. Abbiamo un navigatore che praticamente è sempre. Proviamo a entrare. È sempre Ego. Quel navigatore che abbiamo visto prima. Ok. Torniamo indietro. Usciamo da navigatore. Quit. Dopo navigatore c'è Avin. Su Avin cosa possiamo vedere?
praticamente ingresso che si può usare ausiliare da un'altra source, non so, da una telecamera che non è usato adesso, no? Vediamo un attimo. Torniamo indietro. Alvin, dopo c'è Chrome che è un navigatore per internet, file manager, DAB. DAB più è possibile usarlo per vedere, ci vuole una chiavetta però, un accessorio, per vedere TV in diretta su auto. C'è galleria, c'è DVR che praticamente non so bene cos'è, c'è un altro DVR che non so bene cos'è. Torniamo indietro. C'è un'applicazione che si chiama Easy Connection che dà possibilità di riprodurre il nostro schermo da telefono direttamente su tablet. Andiamo su altra pagina, c'è App Installer. App Installer è un'applicazione che ti dà possibilità di installare applicazioni che non li trovi in Play Store. Sono applicazioni che le puoi scaricare e le puoi installare su tablet. Regolazioni dei suoni, molto interessante. Se noi entriamo dentro, sono molte cose da vedere. C'è un mixer. Anche qua c'è varie cose, bass, cut frequency, subwoofer. Tante cose per quelli che amano avere un buon suono su auto, bisogna che impostano qua dei vari parametri. C'è anche qua possibilità di settare lato guida, copilota, posteriore o modalità automatica. Ecco, modalità automatica in modo che puoi sentire il suono proprio in centro dell'auto, no? Molto molto interessante queste impostazioni, molto interessante. Io non ho avuto tempo a testarle tutti perché sono veramente molti, tanti. Dopo c'è Gmail, praticamente il nostro Gmail se l'abbiamo su Google. Dopo c'è Google che è il navigatore Google. Si può aprire, si può navigare su Google praticamente. Dopo c'è orologio. Questo è orologio, c'è anche data del mese che è il 22 febbraio in questo momento. C'è calcolatrice, a volte è utile per fare due conti. C'è Play Store che è il negozio dove troviamo queste applicazioni. Ci sono varie applicazioni che le puoi scaricare direttamente su tablet. E dopo c'è studio controllato. Questo sinceramente io l'ho usato perché puoi premere, usare pulsanti sul volante per volume, alzare e abbassare volume, modo e telefono. Torniamo indietro, andiamo avanti, c'è YouTube, c'è chiaro che l'abbiamo anche sul telefono, c'è la TV, che non so direttamente precisamente cosa fa questo TV. Ma sicuramente ha una funzione che non ho scoperto ancora. TPMS. C'è questo qua, secondo me, non so cos'è, devo informarmi. Se voi lo sapete, dovete dirmelo, per favore. Dopo c'è la camera frontale F-Cam che io l'ho installata. Vedete, questa è una telecamera installata in avanti dell'auto, e c'è anche la retrocamera, quello si inserisce in automatico quando si mette retromarcia. WhatsApp, dopo Ego praticamente l'abbiamo visto altre due volte. Questo è un navigatore nativo con quale viene questo bello autoradio. Usciamo. C'è Telegram. C'è MTC Dialer, questo qua c'è praticamente possibilità di parlare a telefono, però sinceramente non l'ho usato ancora. C'è
c'è assistente vocale Google, praticamente puoi parlare con Google e puoi dire cosa hai da fare. Vedete, adesso lui mi sta ascoltando, no? Cioè, ok, usciamo da qua, quindi a questo autoradio ha possibilità di fare comandi vocali senza problemi. C'è Zoom, che è un'applicazione per incontri in internet, ci sono contatti, e l'applicazione che uso adesso, X-Recorder, ecco, queste sono applicazioni che le ho sulla mia auto. Andando su si vede che c'è assistente vocale aperto, lo chiudo, Igopal che è il navigatore lo chiudo, studio controllato lo chiudo, Play Store lo chiudo, calcolatrice lo chiudo. Tutti questi programmi sono aperti, ma noi le chiudiamo. Rimane aperta solo X-Recorder per continuare la nostra registrazione. Abbiamo già registrato 10 minuti e intanto mi fermo qua, perché dopo magari facciamo una cosa su ogni applicazione in parte.